Augusto Menzolini, che cosa pensi? Cos'è accaduto ieri? Perché il irrigidimento dei sindacati? Forse non volevano essere superati, diciamo, a sinistra dalla Lega di Salvini. Qual è il problema? Beh, intanto quello che mi sembra abbastanza chiaro è che è diventata una lotteria quelli che di fatto devono andare in pensione, perché ogni anno c'è un problema, non sai veramente, non puoi farti un progetto, non sai che cosa è. No, perché poi quota 100, scusatemi, diciamo sempre che era una misura inutile, abbiamo speso troppo, la gente andava in pensione era poca, tutte cose vere. E però poi l'altro giorno venne un signore e mi dice: quel mio compagno di banco è andato in pensione con quota 100, io per 40 giorni forse faccio altri 7 anni al lavoro. Cioè, comincia a diventare una roulette russa così, onestamente. Siamo arrivati poi, ecco, c'è uno scalone ogni anno. Mirta, io mi ritrovo sempre con la mia voce che mi ritorna, non so perché... Menzolini, sapessi con quante cose mi ritrovo io tutte le mattine, però... Io posso parlare, effetti, però... Però in effetti sono d'accordo, te, alcuni piccoli problemi, ogni tanto li risolviamo, anche io sono più contenta. Gioisco assieme a Menzolini. Va bene. Quindi di fatto c'è un problema di questa natura. In più, io credo che... anche un governo che è guidato da una personalità come Draghi deve anche, diciamo, calarsi rispetto alla realtà della politica, perché tu non puoi, diciamo, sia sul sindacato sia alla Lega dire no, devi trovare un modo per arrivare a una mediazione, partendo dal presupposto, ecco, che dicevo prima, che, diciamo, creare degli scaloni crea, diciamo, un malumare sociale, cioè crea, diciamo, anche una sorta di diffidenza nei confronti dello Stato in un momento in cui uno non dovrebbe crearla. E sempre che poi io ho una idea maliziosa, però non sto qui a dirla. Cioè, no, non vorrei che di fatto, se si crea una situazione di incompatibilità, nel senso comunque di difficoltà nel rapporto tra i Draghi e i partiti, tenendo conto che tu non puoi fare a meno, specie nel rapporto con l'Europa, dei Draghi, forse la soluzione migliore a quel punto sarebbe quello di mandarlo come garanzia al Quirinale, e quindi superando, diciamo, le opposizioni di chi dice è meglio che rimanga a Palazzo Chigi. Ah, questo è molto interessante. Adesso l'ho detta. Idea maliziosa di Menzolini. Tu che idea maliziosa c'hai?